Barbara, ora l'occhio l'hai sistemato, quindi c'ho quest'occhio grandissimo da cerbiatto, posso andare? No, intanto dove vai con un occhio solo? Impossibile, ti devo fare anche Ah, ok, l'altro. va bene. Ma non è finita. Perché? Ma hai visto come ti sei messa il rossetto? Sì, ho sbordato per farmi le labbra sensuali. Ma guarda, trovo che siano molto più chic le tue labbra, che sono sottili ma estremamente eleganti. E così caricate con la matita, in realtà sembra che tu abbia mangiato un panino e una pasta asciutta. Insomma, dai, non ti rendono merito, non ti rendono giustizia. Ti faccio vedere come vanno fatte. Ok. Allora, intanto abbiamo rimosso il tuo rossetto. Un consiglio ti voglio dare: quando si usano dei rossetti del genere, è sempre bene non utilizzare la matita più scura dell'intensità del rossetto, perché altrimenti si vede proprio quella linea più evidente fuori e fa un po' old style. Insomma, ritorniamo agli anni Favolosi 80, anni 80. favolosi anni 80 nel periodo, ma in questo momento non va di moda. Anzi, una cosa in più ti dico: la matita non è proprio quell'elemento che in questo momento fa tendenza, però capisco che per tante donne sia un po' la copertina di Linus, no? Se non mi metto la matita non riesco poi a indossare il rossetto. Allora noi facciamo una cosa furba: mettiamo una matita di un colore meno intenso rispetto al rossetto, così delineiamo le labbra e poi applichiamo il rossetto e sembrerà di super tendenza perché non si vede la matita. Mantengo esattamente la linea delle tue labbra, che è stupenda ed è chicchissima. Mi ricordo che Tatiana Patix, meravigliosa top model degli anni 90, aveva le labbra esattamente come le tue. Allora, io parto sempre dallo smerlo, disegno lo smerlo, contratti, vedi come faccio avanti e indietro in modo che si riempia bene proprio il bordo delle labbra e allora sì che ti fa un confine ben definito. Altra cosa importante è chiudere bene gli angoli, non lasciarli mai aperti. Quindi riparto dal centro per dargli un po' di turgore, di grandezza alle labbra per poi finire invece esattamente all'angolo senza sbordare. In questo modo avrai delle labbra elegantissime, molto sottili e insomma ti rendono giustizia. Voilà. A questo punto tu sai che i truccatori non riescono a vivere senza il pennello per le labbra e quindi così te lo applico. Però da sola potresti metterlo senza nessun Direttamente. problema. Leggermente aperte le labbra, vado a ricoprire, a rivestire completamente la matita. Con il pennello mi aiuto a dare minore intensità alle labbra, al colore proprio del rossetto, perché avendo fatto un occhio più marcato, con una bella cornice, un bel bordo alla matita che avevi indossato, il rossetto lo alleggeriamo per mantenere un equilibrio un po' più moderno. Non troppo truccata, siamo comunque alla fine dell'estate, quindi ancora va bene essere un po' destrutturati nel make-up. E voilà. Sei bellissima così. Abbiamo sopperito a tutti gli orrori, però adesso ti faccio anche l'altro occhio. Allora, Samantha, l'altro occhio è fatto, adesso sei truccata bene. Mi sono permessa di addizionarti un po' di mascara per enfatizzare il tuo bellissimo taglio di occhi e anche la tua iride che è verdissima, ok? Adesso direi che puoi uscire serenamente. Gli errori, orrori, li abbiamo cancellati. Anzi, adesso vai serenamente fuori, così farai da esempio alle tue amiche o a tutte le donne che ti vedranno, che quando ti vedranno diranno wow. Grazie. Ragazze, cos'altro dirvi? Se vi è stato utile, e secondo me è stato utilissimo, almeno per me, mettetemi un like e iscrivetevi al canale Don't Forget the Mirror, gli unici tutorial che distinguono tra errori e orrori.